Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho preso nel sito di Cosmetic for Less dall'ultima collezione di Essence, la Winter Dreaming. Ho preso praticamente tutti i prodotti, volevo mostrarveli così iniziavo a utilizzarli. Come sempre trovate l'elenco dei prodotti con i loro prezzi giù nell'info box e sono i prezzi che comunque ci sono nel sito di Cosmetic for Less. Poi man mano vi mostrerò anche gli altri prodotti che ho acquistato, anche se questa volta non ho acquistato molti prodotti. Ho acquistato questi prodotti l'ultimo giorno dell'anno perché c'era una promozione, se non sbaglio, il 20%, una cosa del genere su tutto il sito, fuorché su Essence e su Catrice. Infatti, i prodotti che vi mostro non sono scontati, cioè non facevano parte di questa promozione, però alla fine li ho presi dato che stavo facendo un ordine. E niente, iniziamo. Il primo prodotto che vi voglio mostrare è questa palettina qua. Questa è l'unica palette che era presente in collezione. Si chiama praticamente Shadow Palette, è la 01 Warm Blankets and Hot Chocolate. È una palettina che secondo me è davvero carina, utilizzata tutti i giorni. Non è una palettina che ha tantissimo prodotto all'interno perché ci sono 14,4 grammi di prodotto, ma alla fine ci sono 12 ombretti, quindi è poco più di un grammo ad ombretto. E ha 12 mesi di PAO. È una palettina appunto che secondo me può essere utilizzata da tutti i giorni. Una palettina davvero carina che prende molto spunto dalle Naked. Non ha uno specchio ed è fatta così. È molto carina, sia col packaging che in cartone, così tutto rosa, sia per il fatto che ha tutte queste cialdine così, che secondo me sono comunque colori nudi che possono essere appunto utilizzati tutti i giorni. E più c'è il pennellino. Adesso vi faccio gli swatch e vediamo insieme la pigmentazione. Il pennellino che c'è nella palette è davvero molto carino, molto fine, sicuramente lo utilizzerò anche per altre palette. È di quelli per applicare l'ombretto, sembra anche abbastanza morbido ed è diverso rispetto ai classici pennellini per applicarlo che ci sono nelle palette che di solito non utilizzo. Comunque questi sono i primi 5 ombretti, quindi come vedete non è molto pigmentata. Diciamo che nei primi 5 quello che davvero si vede un po' di più è questo rosino qui, quindi non sono molto pigmentati. Quindi se non riuscissi a avere una pigmentazione adatta nell'occhio, magari lo utilizzo al di sopra per illuminare oppure anche come base. Quelli erano comunque quelli più chiari, quindi magari anche quello è il motivo. Infatti questi sono leggermente più pigmentati rispetto a quelli che vi ho mostrato prima. Questo è un nero molto glitterato che sembra quasi un marrone scuro. C'è questo che è molto carino perché è abbastanza metallizzato, anche questo. Alcuni si possono comunque utilizzare come base, non è male. Mi aspettavo qualcosina di più, una pigmentazione un po' più alta, però per essere ombretti da utilizzare tutti i giorni e che magari non lo so, li utilizzerò un po' così e non se voglio dei trucchi molto più, non lo so, più intensi, dei trucchi un po' più particolari, lo posso anche utilizzare. Poi vediamo effettivamente se si vedrà negli occhi e come mi troverò. Comunque un aspetto molto positivo è il fatto che non sono quasi per niente polverosi. Poi ho preso queste due matite occhi e si chiamano, queste sono le Winter Dreamings Inner Rim High Pencil. Sono comunque delle matite che possono essere utilizzate nella rima interna dell'occhio. Io ho preso entrambe le colorazioni. Una cosa molto particolare è il fatto che io ho ordinato tutto insieme, diciamo, ne ho fatto un unico ordine, però una delle matite mi è stata inviata in un altro pacco. Secondo me o si sono dimenticate di inserirle nel pacco oppure non so per quale motivo. Comunque ho preso appunto la numero 01 che si chiama Snowflake Kisses. All'interno c'è 1,1 grammo di prodotto e 18 mesi di PAO. In realtà non so se lo utilizzerò all'interno della rima degli occhi perché io non utilizzo tantissimo le matite all'interno, ma preferisco quelle in esterno. Anche quando sono colori molto chiari lo utilizzo come riga di eyeliner, che sia, diciamo, che faccia un po' da stacco rispetto alla base che utilizzo oppure l'ombretto che utilizzo. La colorazione è questa, non so se la vedete, è una colorazione che secondo me questa va benissimo per l'interno della rima dell'occhio perché come vedete è molto molto chiara e può essere utilizzata anche come una matita burro o tranquilla, non lo so, è molto carina. Invece l'altra si chiama 02 Slag Rides and Snowball Fights. Praticamente questa è una colorazione un po' più particolare perché sembra quasi un grigio, un glicine più che un grigio. E questa è molto più particolare, infatti mi piace più dell'altra, si nota anche più dell'altra e secondo me mette a risalto molto di più anche l'occhio utilizzandola all'interno della rima. Non lo so, è molto molto carina, questa mi piace più dell'altra. Le matite sono comunque abbastanza pigmentate. Poi ho preso per la prima volta un prodotto, diciamo, beauty di Essence. Sapete che io di
solito non ne acquisto mai, ne ho trovato anche uno nel calendario dell'avvento che non ho ancora utilizzato, che era una crema a mani, e ho voluto prendere quest'altra crema a mani perché sono, non lo so, mi ha incuriosito tantissimo. Si chiama Fluffy Snow Touch and Cream. Il packaging è questo, è davvero molto molto carino, è di plastica e poi ci ha disegnato tutti i pois, non so se li vedete. Comunque all'interno ci sono 50 ml di prodotto, si chiama 01 Ready Set Snow. È a 12 mesi di PAO, all'interno è fatta così, quindi avete anche il cappuccino. La crema è questa, quindi sembra quasi, è molto molto densa, ha una profumazione abbastanza agrumata. Non ho mai utilizzato prodotti beauty di Essence, quindi sono molto curiosa. Sapete che io le creme a mani me le mangio soprattutto in periodo invernale perché tendo ad avere le mani un po' più secche rispetto all'estate, e di solito utilizzo due creme, una di notte e una al mattino, diciamo nella borsetta. Questa sicuramente la utilizzerò sul comodino perché mi sembra un po' scomoda da portare in viaggio, quindi portare in borsetta, e quindi questa niente, la utilizzerò sul comodino. Adesso come terminerò quella di Lush che sto utilizzando adesso, sicuramente proverò questa. Poi ho preso uno degli smaltini che c'erano in collezione, ho preso lo 04 Girls Talk and at the Fireplace. All'interno ci sono 10 ml di prodotto e ha 36 mesi di PAO. Mi trovo molto bene con gli smaltini di Essence perché tendo a cambiarlo molto spesso lo smalto, di solito ogni 3-4 giorni. Questi durano comunque 3-4 giorni così, poi vanno via, quindi mi trovo benissimo, costano pochissimo, di solito li acquisto sempre. Sapete che queste sono le colorazioni che mi piacciono di più perché rendono le dita molto molto eleganti. Queste sul rosino così tendo sempre a acquistarle, soprattutto di Essence. Adesso dovrò acquistare un altro ripiano di quelli che utilizzo per gli smalti perché mi sto accorgendo che ne ho tantissimi. Necessito metterli meglio perché adesso li ho messi in due file proprio perché ne ho acquistato altre da quando ho acquistato quei ripiani, e adesso ho deciso di prenderne anche altri. E poi l'ultimo prodotto è uno dei rossetti presenti in collezione, sono due, ho preso questo che era quello più scuro perché sono comunque dei rossetti abbastanza sheer, l'altro era sul rosino ma mi sembrava un po' troppo chiaro, soprattutto per il fatto che è sheer. Si chiamano comunque Essence Winter Dreaming Sheer Lipstick, all'interno hanno 4 grammi di prodotto, io ho preso la colorazione 01 Hot Cocoa e Fuzzy Socks, all'interno cioè a 12 mesi di PAO. Era molto molto carino il packaging perché è tutto così, è dello stesso colore del rossetto, sicuramente il rossetto sarà un po' più chiaro perché appunto è sheer, e qui c'è disegnata una slitta, ci sono tutti i fiocchi di neve, davvero molto molto carino. Sapete che mi trovo abbastanza bene anche con i rossetti di Essence, soprattutto quelli in edizione permanente. La colorazione è questa, quindi dovrebbe essere un rosso, è abbastanza sheer ed è anche un po' glitteroso all'interno, non è troppo omogeneo comunque. Come rossetto sembra quasi un gloss, un lip balm. Comunque la colorazione è questa, quindi è un rosso un po' scuro. Non lo so, a me piacciono questi colori utilizzati in questo periodo, soprattutto in periodo invernale. Lo utilizzerò soprattutto quando non voglio un rossetto che sia molto persistente o magari voglio un velo di colore. Di solito utilizzo questi. E niente, fatemi sapere se avete già visto questa collezione, se dovete acquistare, se acquisterete qualcosa, cosa pensate dei prodotti che ho preso io. Se è piaciuto il video, mettete mi piace e a presto. Ciao!